Ok, allora vediamo se in 2 minuti riesco a parlare male di questo film, ovvero Ambulance di Michael Bay del 2022, uscito al cinema e io volevo anche, boh, così ero un po' curioso di andarlo a vedere. Non l'ho fatto, per mia fortuna, perché pensavo fosse un film che parlasse, non so, di medici su un'ambulanza e tutto così, un film frenetico. Magari di questi eroi che salvano vite e a un certo punto trovano qualche. No, non è niente di tutto questo. Porca troia, questo film è una bella fregatura, nel senso che parla di due fratelli, tra l'altro fratellastri, cioè uno è adottato, insomma, perché è nero, l'altro è bianco, quindi voglio vedere. E quindi di questi due che per sopravvivere, insomma, si dedicano al furto, crimini vari ed eventuali. A un certo punto decidono di fare il colpo grosso, prendere e rubare dei milioni da una banca. E cosa fanno? Una serie di coincidenze, insomma, la squadra della rapina viene dimezzata, praticamente vengono tutti ammazzati. E quindi una serie di coincidenze portano questi due a rubare praticamente un'ambulanza e provare così a scappare da tutta la polizia che li insegue per tutta la città. Quindi noi vediamo 2 ore di questo inseguimento praticamente, e qual è il fatto? Che dentro a questa ambulanza c'è un'infermiera che è una figa della Madonna e un poliziotto ferito, insomma, e questi due criminali che stanno cercando di scappare con il danaro. Ora, questo film, partendo dal presupposto che non è il tipo di film che mi aspettavo di trovare, una storia abbastanza banale, cioè, nel senso, non è tutta sta novità, però qual è il problema? Il problema è il montaggio alla Michael Bay, classico, del tipo che un'inquadratura non riesce a durare più di 5 secondi, e quindi dà anche un po' fastidio, a una certa dici, porca troia, ma cioè, che cazzo sto guardando, porco Dio. E poi il fatto è che questo film, oltre a essere ripreso da un film, insomma, da un altro film, non è proprio originale. Nel senso che è tipo, cazzo, come si dice, un remake, ok, quello che è. Quindi la storia non è che se l'ha inventata lui, l'ha presa da un altro film. Secondo me anche in questo caso è una trama stupida. Perché si butta a capofitto sul realismo, ok, vuole essere un film reale, quando invece è assurdo, ok? Non è pensabile una fuga in ambulanza fatta in questa maniera. Cioè, tra l'altro, quelli che scappano e quello che gli insegue della polizia si conoscono anche, cioè amiconi. Wow, bella, bella trovata. C'è cioè uno che sta praticamente morendo dentro l'ambulanza. Parlo, io porco, parlo del poliziotto, quello ferito dentro l'ambulanza. Sta praticamente, non so, è in fin di vita, avrà il battito cardiaco a 2 battiti al minuto e voi dovete vedere come cazzo questi guidano, perché è impensabile che uno possa sopravvivere. Già sei messo male, in più vieni sballottolato di qua e di là nell'ambulanza. Io credo che nel giro di 5 minuti saresti bello che crepato. Ma non è solo questo il problema. A un certo punto, come se non bastasse, la nostra infermiera, che appunto è quello che è, una cazzo di infermiera, un paramedico, non è un chirurgo, deve operare, ok? Cioè gli deve sventrare praticamente questo poliziotto per operargli, non mi ricordo neanche cosa, tipo deve togliergli un boh, che cazzo mi ricordo io. E lo fa con delle istruzioni date da dei medici veri in videoconferenza. Ora, io non so se questa cosa sia davvero possibile, ma non è anche minimamente credibile, cazzo, cioè come, dai, come cazzo si fa? Fa quasi ridere, figa. A una certa dice,
Ok, ce l'ho in mano, speriamo solo che non mi esploda, che non si stacchi qualcosa, che non spacchi tutto. E cosa fa 2 secondi dopo? Si spacca, e si spacca tipo una parte del, cazzo ne so, il pancreas, il fegato, che cazzo ha spaccato. Insomma, fatto sta che questo poliziotto muore, hanno posto fine alle sue sofferenze, per fortuna, per sua fortuna. E quindi, boh, io credo che un film peggiore di questo, girato da Michael Bay, possa essere solo Transformers, l'ultimo cavaliere. Quello è proprio, io mi vergogno a chiamarlo film, perché quando lo vidi restai paraplegico per qualche ora dopo la visione, da quanto fa cagare. E questo, insomma, è una bella lotta, ci va vicino, ma forse non riesce neanche a vincere. Quindi è una merda fallita anche. E con questo chiudo, ci vediamo al prossimo video.